content curation per le organizzazioni e le aziende. Esempio numero 3. Tenere aggiornato il proprio staff. Qualsiasi organizzazione oggigiorno ha bisogno di tenere aggiornato il suo staff, non c'è bisogno che te lo dico io. Se ti domandi su che cosa, su tutto, perché ci sono continuamente nuove informazioni, risorse, concorrenti, prodotti, servizi, cambiamenti di strategie di mercato, altri siti e altri giornali che parlano di noi. Quindi tenersi aggiornati vuol dire poter sapere tutte queste cose. Ma come può un'azienda o un'organizzazione produrre questo tipo di informazione quando magari a dedicarsi alla parte di notizie dell'organizzazione è soltanto una o due persone nell'ufficio del direttore o qualcuno nel reparto marketing? Il punto è che a noi non servono soltanto le informazioni che nascono dentro l'organizzazione, ma ci serve di sapere quello che succede fuori, senza che ognuno debba ripetere questo lavoro individualmente nel suo cubicolo. Quindi se ci sono due persone nel reparto marketing che sono appassionate già di per loro di scandagliare, setacciare, andare a trovare le notizie che giornalmente escono sulla concorrenza, bene, loro dovrebbero poter contribuire ad un canale di notizie che poi tutto lo staff dell'azienda può vedere, un sito web privato, un sito web all'interno dell'intranet, una newsletter giornaliera o settimanale che raccoglie queste informazioni, così come quelli che sono all'interno del dipartimento addestramento, formazione, risorse umane, sono magari bravissimi nell'andare a scovare, nello scoprire per primi quelli che sono gli eventi, i corsi, i seminari da seguire, e anche loro dovrebbero poter contribuire e non tenere soltanto nella loro cerchia ristretta le notizie, le informazioni che possono interessare chiunque lavora dentro questa azienda. Quindi se io e te andiamo a prendere quelle che sono già persone dentro l'azienda che giorno dopo giorno per loro interesse, per loro beneficio personale o del reparto nel quale lavorano, raccolgono, selezionano e condividono a livello ristretto informazioni, notizie, risorse interessanti, tutte queste persone dovrebbero diventare, diciamo, i giornalisti, cronisti interni che curano le informazioni più interessanti da convogliare in un unico canale a disposizione di tutti. In questo modo possiamo far leva sull'intelligenza collettiva, sulla capacità di tutte queste menti che abbiamo a disposizione, non spremerle per soltanto il task a cui sono state assegnate, ma dargli possibilità di essere più soddisfatte e gratificate, perché nello scegliere, selezionare, commentare, contestualizzare queste informazioni, sicuramente tutte queste persone possono essere più partecipi della vita dell'organizzazione, del contribuire a dare una mano a chi all'interno dell'organizzazione vuole tenersi aggiornato su quello che sta succedendo.